La futura mamma ha scelto la prestigiosa clinica Sant'Anna, in Svizzera, per far nascere il suo primo figlio. Mancano 3 mesi alla nascita del suo primo figlio e Aurora Ramazzotti si prepara al lieto evento circondata dall'amore del compagno Goffredo Cerza e di tutta la sua famiglia. Il settimanale Chi in Edicola questa settimana racconta i dettagli sul parto che avverrà in una prestigiosa struttura svizzera, la Clinica Sant'Anna, situata a Sorengo. Denominata la Clinica dei VIP, anche Barbara Berlusconi l'ha scelta per far nascere i suoi 5 figli. La struttura è descritta come di eccellenza e di grande prestigio, situata su una collina che si affaccia sul lago di Lugano e immersa nel verde. Lì è nata la stessa Aurora, ma anche mamma Michelle Hunziker, simbolo di una tradizione di famiglia che ora proseguirà con la nascita del piccolo prevista per fine marzo. In vista dell'emozionante evento, Aurora Ramazzotti si è recata in clinica con la sua mamma, Goffredo e le sorelline Sole e Celeste, fotografati tutti insieme. Ognuno mostra i suoi sorrisi agli obiettivi, segno dell'atmosfera serena che si respira in famiglia nonostante il nuovo allontanamento tra Michelle e Tommaso Trussardi. La coppia, infatti, si sarebbe ancora lasciata dopo aver provato a tornare insieme. Intanto Aurora Ramazzotti prende confidenza con la casa nuova di Zecca in cui è andata a vivere con il compagno in attesa della nascita del suo bambino. Ai propri follower ha offerto un home tour a partire dall'ingresso, dove campeggia l'albero di Natale, fino al salotto. La conduttrice e figlia di Eros e Michelle Hunziker si è mostrata col pancione entusiasta degli spazi che vedranno crescere il suo bambino. Mi sento meglio dopo 5 giorni di brutta influenza e quindi ne approfitto per farvi vedere la mia casa, poiché ve lo avevo promesso quando era ancora un cantiere, ha premesso Aurora reduce dal malanno che l'ha costretta in casa per il suo 26esimo compleanno.